Purtroppo per Dostoevsky sì, però diciamo che il film è nato prima ancora che da una suggestione letteraria, da una constatazione statistica. Cioè, in quegli anni, purtroppo anche oggi, l'Italia è, io lessi in un giornale, l'Italia è il paese del mondo occidentale col più alto numero di delitti all'interno delle famiglie. Cosa che ma è molto più alta come percentuale di altri paesi a noi simili, europei o persino degli Stati Uniti. E l'altro dato molto strano, ma molto curioso, era che la stragrande maggioranza di queste persone che commettono delitti all'interno delle famiglie, poi vengono quasi sempre presi, catturati perché non sono assassini professionisti, non sanno spiegare perché, ma non lo sanno sinceramente spiegare. E poi fanno i processi, ovviamente, gli si chiede ma perché hai fatto questa cosa? E quasi sempre non sanno dire perché, o dicono delle cose che sono evidentemente così, delle giustificazioni, ma non delle ragioni. Allora, con l'attore protagonista, che era Fabrizio Cifuni all'epoca, all'inizio della sua carriera, avevamo letto, perché stavamo facendo un altro film, io facevo l'assistente, lui faceva l'attore, una sera avevamo letto questa cosa e siamo messi a parlare, no? Ma perché non facciamo, cerchiamo di fare un film per cercare di capire allora com'è possibile commettere un delitto, cioè per trovare la ragione, che ovviamente non è mai una ragione, come dire, logica, ma è una ragione psicologica, insomma, umana, vediamo se ci riusciamo. Poi, fin grazie a Marco, anche che l'ha prodotto insieme a Rai Cinema, che ancora non si chiamava Rai Cinema, non è cominciata ancora la Rai, ed è diventata Rai Cinema, credo, nel corso nel periodo in cui il film è stato fatto. Quindi, abbiamo provato a fare il film, poi facendo il film la ragione non l'abbiamo trovata neanche noi, infatti nel film non c'è. Cioè, infatti il tuo film non è sicuramente un giallo, un thriller, ma in fondo l'unico elemento di giallo e thriller è la scoperta, perché l'assassino viene mostrato, colpevole, vittima immediatamente, e appunto la motivazione, la ragione di questo assassino, che resta misteriosa. Lo so che è una cosa terribile, appunto, no? È terribile che resti misteriosa, è terribile anche per la persona che ha commesso il crimine. Poi, voglio dire, c'è stato anche un motivo secondario per fare il film, che è stato poter lavorare con la Sorpasso, che all'epoca era un luogo molto, vorrei dire, molto interessante dal punto di vista artistico, che lo era, ma era anche molto divertente. Per cui era un piacere, cioè io poi dopo ho fatto altri film con altre produzioni e non mi è mai più capitato di andare a lavorare la mattina fischiettando, insomma, cantando una canzone, perché anche loro poi cantavano delle canzoni, era molto divertente, era molto carino, nessuno si prendeva sul serio, anche se tutti facevano cose serie. E quindi è un bellissimo ricordo, io sono contento che per caso voi abbiate invitato Marco, perché non credo di non averglielo mai detto, ora glielo posso dire, che è stata un'ispirazione, cioè mi ha dato poi l'impressione, io già lavoravo, però soprattutto scrivevo, che il mondo cosiddetto del cinema fosse proprio bello, perché c'erano queste persone, poi dopo ho avuto delle delusioni. Aspetta, no, c'è una. No, è talmente divertente, bello e tutto quanto, che poi invece il film era molto, molto serio, molto puro, ma a me piaceva tanto quel film, mi piaceva veramente tanto questo sole negli occhi, che poi doveva essere un altro titolo, mi ricordo, ma che c'era stato. Però era vero, c'era veramente in quella spiaggia, in quei corpi, in quegli ombrelloni, quella cosa che doveva essere una cosa di allegria, invece diventava una cosa cupissima in questo personaggio, e Gifuni era bravissimo, anche Gianni Carina, che faceva il padre, ma talmente siamo stati bene, nel senso che insomma a me è piaciuto produrre questo film come tanti altri. Abbiamo prodotto il primo film di Ferzan Özpetek, l'unico successo che abbiamo avuto alla Sorpasso, quindi è stato Il Bagno Turco. Poi abbiamo prodotto Mille Bolle Blu di Pompucci e Camerieri, poi ne abbiamo prodotti altri, ma insomma molte, molte opere prime.
cosa che non è che tutti facessero, ma secondo me tutte molto, molto belle e particolari.